Innanzitutto ti ringrazio di essere qui, di partecipare a questo evento, che è una cosa particolare. Ospitiamo un altro personaggio di Lucia Canotti, prego se ti vuoi presentare, perché magari i vostri chiesi non ti conoscono, e una giovane artista, che viene da Varsavia, grazie al Covid. Ecco, la tua condizione di due generazioni, ma lo stesso intento, quello di comunicare con l'arte. Lucia in particolare, che è conosciutissima in città per essere una scrittrice, una poetessa e avere così un aspetto intellettuale ormai consolidato nel tempo, e una giovane artista che arriva dalla Francia, arriva da Marsiglia e ci porta questa ventata di gioventù e di esotismo. Allora, Lucia si è sperimentata questa volta con la fotografia, cercando di recuperare attraverso delle immagini, di oggetti semplici ma poetici, una dimensione che magari all'occhio così distratto dell'osservatore potrebbe fuggire. Al contrario invece Raquel ha rielaborato in chiave pop e io direi così anche abbastanza diciamo simpatica quelle che sono gli stimoli visivi, fotografici di Lucia, rielaborandolo appunto in chiave moderna. Ora io vi inviterei poi a fare un giro, a vedere da soli quelli che sono gli stimoli che a vostra volta potete recepire da queste opere. Sono comunque una cosa originale. Sono molto contenta che abbiano scelto di fare qui questa mostra ospiti di Gabetti Immobiliare, e sono contenta che abbiano trovato anche l'ambiente giusto, perché questo ambiente moderno non può che essere adeguato a questa proposta innovativa che viene fatta su Cremona. Adesso io non voglio dilungarmi, passo la parola al nostro critico, che è Pasquale Di Matteo, il quale ci darà appunto una nota critica riguardo a queste opere. Prego. Buonasera a tutti, grazie di essere qua e grazie alle artiste e alla professoressa Bellone che hanno voluto fossi io qua. Sono molto contento e felice di poter presentare questa mostra, perché prima, scambiando due parole con le artiste, ho detto che una delle cose che io adoro in un artista è proprio la capacità di raccontare il loro tempo, la capacità di non avere paura, di avere coraggio, di dire qualunque cosa, di parlare di qualunque cosa senza avere inibizioni, senza avere blocchi legati a schemi, a politicamente corretto, blocchi legati a non si parla di religione. Potete vedere da voi che ci sono delle opere che potrebbero dare adito a domande, a stimoli, ma è proprio questo che è arte. L'arte, come dicevo prima con loro, soprattutto con Kekus, non è tecnica. Quando, purtroppo noi in Italia siamo legati a schemi veramente vecchi, potrei dire addirittura arcaici. La tecnica è qualcosa che si può acquisire sempre nel tempo. Era determinante una volta, perché naturalmente una volta non c'erano gli smartphone, non c'erano le macchine fotografiche, non c'erano i fotografi, quindi l'artista era colui il quale era legato al corpo. Se io volevo un ritratto, se io volevo un ricordo di una scena, naturalmente l'artista doveva saper fare un ritratto, saper fare qualunque cosa, quindi la tecnica era chiaramente determinante. Oggi la tecnica va in secondo piano, innanzitutto perché cos'è la tecnica? Cioè, dove la mettiamo la sperimentazione? Un tempo non si sperimentava nulla. Oggi l'artista è anche colui il quale inventa nuove tecniche. E come si fa a dire a un artista che ha inventato qualcosa che prima non c'era, che quella non è tecnica, perché a scuola nessuno la conosce? Quindi l'arte è cambiata, l'arte sta cambiando. Noi stiamo vivendo un processo anche sociale, lo viviamo, quello che accade nel mondo. Stiamo vivendo uno di quei processi come tipo le rivoluzioni industriali, che poi si studiano a distanza di decenni e per secoli sui libri di storia. E quando ci sono artisti capaci di raccontare, di andare oltre l'immagine, oltre quello che è la notizia, oltre quello che è l'avvenimento, siamo di fronte davanti a artisti veramente interessanti.
Qui in questa mostra la cosa più interessante ancora è vedere come due generazioni diverse, due persone che vengono comunque da culture artistiche diverse, abbiamo la letteratura e la fotografia e la pittura, una pittura quasi pubblicità. Io rilascio sempre delle critiche agli artisti che ho la fortuna di presentare, dove ho parlato proprio di un'arte quasi pubblicitaria. Se voi vedete le opere di Raquel Coates, sembrano qualcuna ricorda proprio quelle pubblicità industriali di metà Novecento, soprattutto ci sono quelle opere pop che sono qua proprio in vetrina con Freddie Mercury in alto, ma quindi vedete queste mescolanze e queste differenti generazioni che comunque hanno una capacità in comune, anzi due. Uno è l'uso della luce, perché entrambe hanno la capacità proprio di illuminare gli oggetti, la Lucia Zanotti attraverso la macchina fotografica, la Coates attraverso la pittura. Se voi vedete, proprio è la luce l'elemento che più di tutti proprio, caratterizza, vivacizza il colore. E l'altro è la capacità di raccontare in maniera poetica qualcosa. Poesia che non è soltanto legata alla poesia tradizionale che noi siamo di qua a storia, a scuola. Poesia è la capacità di trovare il messaggio, di trovare l'essenza delle cose, trovare spesso anche nuovi connotati. Vedete questa sperimentazione bellissima in questa mostra di come la pittura sia riuscita a raccontare le fotografie attraverso una visione del messaggio che l'artista pittorica trovava dalla foto. Una visione che può essere, giustamente come diceva prima la Lucia Zanotti, può essere diversa per ciascuno di noi, ed è questa l'essenza dell'arte. L'arte non è soltanto il ritratto ben fatto, l'arte è, prima di ogni altra cosa, qualcosa che stimola il dibattito, stimola lo spirito critico, stimola la persona a tirare fuori cosa penso io in quella cosa. Se voi vedete l'opera, per esempio, pittorica che a me piace di più di questa mostra, mio gusto personale, è quella di Leonardo da Vinci, che trovate lì. Vedete, ci sono, quella è un'opera che andrebbe studiata benissimo, soprattutto sotto forma della semiotica, cioè ci sono tantissimi segni lì dentro, si potrebbe parlare per ore solo di quell'opera. Vedete il libro di Dan Brown, Codice da Vinci. Penso che tutti abbiamo visto quantomeno il film, se non il libro, che è veramente tutt'altra cosa rispetto al film. Ma lì c'è la cosa più importante, che cos'è che si stimola lì? Il dubbio, si stimola il pensiero, si stimola andare oltre quello che è il racconto, quello che viene sempre detto. Poi non è detto che andare oltre, che debba per forza trovare complotti nelle cose, debba per forza trovare un qualcosa che voglia fregare, tra virgolette, la comunità. Ma ci deve essere dibattito, ci deve essere lo stimolo, ci deve essere quella forza che c'è in questa mostra. Qual è quella forza di cui parlo? È la forza proprio di mettersi in gioco e dire che cosa vedi da quella fotografia. Oggi noi siamo invece in un momento dove si fa veramente fatica ad avere dibattiti aperti. Ci sono, parlavo prima con l'artista, si fa fatica ad avere un dibattito dove una persona venga a dire io non la penso come stai quello che stai dicendo tu. Perché oggi vanno bene i dibattiti finché arriva gente a parlare e a dire quello che penso io. Ma quando qualcuno si presenta a dire il contrario di quello che penso io, se non è il pensiero riconosciuto da tutti, devi tacere. Ecco, come? Censura. Esattamente, censura. Ha detto la signora così, io non ho problemi, no, l'avrei detto comunque. Ma voi provate a immaginare in quanti posti in Italia, in quante gallerie d'Italia, si possa esporre un quadro come quello. Dove lì vedete, quello è un quadro che qualcuno, qualche collega più blasonato di me, definirebbe blasfemo, detto proprio francamente. Qualcuno lo scarterebbe a prescindere e tanti galleristi che conosco avrebbero detto no, detto francamente, anche gallerie importanti a Roma e a Firenze. Ma questo perché? Soprattutto Roma chiaramente sarebbe stato vietato, anzi poi lo proporrò di portarlo a Roma.
perché io invece, a me queste cose piacciono. Dicevo prima all'artista che quando le persone mi criticano, perché proprio perché io anche quando organizzo cose mie, io invito solo artisti che hanno coraggio, che dicono cose un po' strane, quindi io vedere un quadro del genere sono in... Cosa c'è scritto? Fede, messa e rock and roll. E già è un gioco di parole, ma non è tanto quello che c'è scritto, le guardi i loghi pubblicitari che ci sono sulle mozzette, è quello che fa la differenza, e quello è prepotente, lì c'è veramente tutto un discorso di dietro, no? Però ecco la capacità che si vede in quell'opera di cogliere con praticamente con due schiere e due loghi, c'è un'enciclopedia scritta da sopra, è la stessa capacità che ha la Zanotti con le sue fotografie. Vi invito poi a cercare, oltre a queste opere, a parlare con gli artisti, avete la fortuna di avere degli artisti, perché io ho visto delle opere, per esempio delle fotografie di Lucia Zanotti, e prima che l'ho detto anche all'artista, a me piace tantissimo una che ho visto in particolare, dove c'è uno scorcio di Cremona con una scritta contro il sessismo, e anche lì c'è la dimostrazione che c'è in quell'opera, la dimostrazione di cogliere l'attimo, cogliere il momento, cogliere quello, lo scorcio di città, cogliere l'immagine furtiva, rubata, la luce, anche solo il, che ne so, un leggio, qualcosa che dica tante altre cose. Quella non è una cosa banale, anzi è una cosa molto difficile, perché fare le fotografie oggi è facilissimo per tutti, poi chiaramente il fotografo che ha capacità fa delle immagini, realizza delle immagini molto più piacevoli, molto più tecnicamente compiute, ma oggi possiamo, a differenza di un tempo, io mi ricordo quando ero bambino, uno le faceva con parsimonia le foto, perché c'erano i rullini, costavano, svilupparle costava e non si potevano neanche vedere come uscivano. Oggi abbiamo già delle anteprime immediatamente con degli schermi che si vedono, non le piccolissime macchine di una volta. In secondo luogo possiamo scattare a costo zero migliaia di fotografie. Però ecco, migliaia di fotografie che dicono spesso niente. Cioè siamo nell'era dell'immagine, no? Vediamo su Instagram quante immagini, c'è gente che posta 5-6 storie al giorno, qualcuno anche molte di più, qualcuno ne fa una all'ora. Ma sono immagini, questa è proprio la dimostrazione che siamo nell'era dell'immagine, ma spesso sono immagini che durano niente, non vanno in nulla. Le immagini invece degli artisti, che sia fotografo, che sia un pittore, ma immagini, voi pensate anche alle immagini, perché l'arte, poi sembra sempre che le arti siano molto diverse tra loro, in realtà non è così. Uno scrittore è un artista, un cantante è un artista, il pittore, il fotografo, sono tutti artisti, purché nella loro arte abbiano un messaggio, qualcosa da dire. Voi immaginate, il film è arte, certo può essere arte, può essere niente, ma può essere arte. Ci sono dei film che uno quando esce si commuove perché si immedesima, perché racconta una storia, e quando c'è il messaggio, quello che fa veramente, che rende quella realizzazione arte, è il messaggio. Quindi la capacità di cogliere messaggi, la capacità di parlare di cose di spessore, rende questo messaggio ancora migliore, ed è quello che dà il valore di un artista, il valore reale di un artista. Quando noi studiamo i grandi classici del Novecento, non li studiamo perché erano bravi, o anche quelli di fine Ottocento, pensate a Van Gogh, tecnicamente Van Gogh era molto più scarso di tanti altri maestri, eppure Van Gogh ha raccontato, è stato il primo a raccontare l'umiltà dei contadini. Quando noi pensiamo, cosa che dico sempre e ci tengo, perché quando noi studiamo Otto Dix faceva dei quadri che qualcuno alla sua epoca, soprattutto quelli che si intendevano d'arte, definivano quasi scatrosi, violenti, brutti, le figurazioni erano orribili, ma erano volutamente così. Lui ha raccontato proprio il decadimento sociale che portò il nazismo a vincere le elezioni, a portare Hitler al potere, lo raccontava attraverso le immagini, eppure non aveva una grandissima tecnica. Però quante cose si possono dire? Prima dicevo, mi ricordo se con la Lucia Zanotti o con la Quoz, che
il vero artista è come quel grande cantautore che sa scrivere delle grandi canzoni, però non è bravo a suonare la chitarra. Bene, quello non è un problema. Si può imparare a suonare la chitarra anche a 50 anni. Uno a 50 anni comincia a suonare la chitarra e a 60 sarà bravo, non sarà un musicista. Ma nel frattempo migliora la sua capacità di scrivere canzoni. Come pensate a un ragazzo che si laurea al conservatorio, sarà un chitarrista eccezionale, ma non è capace a mettere insieme due parole che abbiano un senso. Quello nessuno te lo può insegnare. L'arte è quello, è la capacità di dire qualcosa, di scrivere qualcosa, di disegnare qualcosa, di fotografare un momento. Pensate a quelle fotografie che sono rimaste nella storia, la bambina vietnamita nuda che va verso il fotografo. Chi di noi non se la ricorda? In quello scatto c'è tutto il dramma della guerra, è un'enciclopedia. Quella è arte, riuscire a cogliere in quel momento lo scatto importante, tra l'altro con un uso della luce fantastico. Ecco, la capacità di sintesi è quello che caratterizza questa mostra, perché è bellissimo in una città dove non è facile fare mostre di questo genere. È bellissimo e si spera che poi siano soltanto quei sassolini gettati in uno stagno, no? Che poi formano delle increspature che diventano sempre più ampie, e qualcuno dice: che bella l'increspatura, facciamolo anche noi. Perché quando qualcuno fa qualcosa che fa pensare, quando qualcuno ha la forza, il coraggio di esporre opere che non sono le solite opere, ma sono anche opere che mettono in discussione quello che è anche riconosciuto come legge divina o come schemi e preconcetti oltre i quali non si può andare, no, quello è coraggio, quello è un modo di discutere, perché non esiste un solo modo di vivere, non esiste un solo modo di pensare, altrimenti se noi fossimo vincolati agli schemi dovremmo essere ancora tutti nelle caverne, andare a caccia noi uomini e le donne a cucinarci ciò che noi saremmo in grado di cacciare. Per fortuna c'è un'evoluzione umana, l'evoluzione va avanti, ci sono modi di vivere differenti, ovviamente si può discutere di tutto, anzi si dovrebbe discutere di tutto, anche delle paghe, come quell'opera lì dietro, la paga non è soggettiva. Noi siamo nel 2022, ormai siamo quasi nel 2023, in un paese come l'Italia, che noi ci consideriamo un grande paese, no? Noi siamo molto più democratici di tanti altri, eppure ci sono ancora delle aziende, ma aziende per dire attività più disparate, dove le donne a parità di mansione non percepiscono lo stesso stipendio di un uomo. È vero, abbiamo delle paghe sindacali, ma spesso succede che la donna prende la paga base, l'uomo a parità di mansione magari è un super minimo, che è quel meccanismo per cui una persona prende qualcosa di più solo perché è una donna. Noi abbiamo ancora queste mentalità in alcuni ambiti, in alcune regioni addirittura più di altre, e purtroppo questo accade perché ci sono delle circostanze che vanno avanti così. In Italia è uno di quei paesi dove più di altri si sente spesso ripetere delle frasi che diventano quasi intercalari, prima si è sempre fatto così, quante volte si sente? Noi che viviamo nell'arte lo sentiamo spesso, quando proponiamo qualcosa di nuovo, soprattutto in certe zone, diventa un must sentire questa frase, ma non si è mai fatto, oppure abbiamo sempre fatto così, e quindi cambiare sembra quasi che le persone abbiano paura, perché il coraggio alla fine è quello che cambia tutto. Prima ho detto una cosa che parlando con le artiste, che in effetti se noi dovessimo già solo prendere i libri di storia semplicissimi, quelli di scuola, e andare indietro al ritroso, l'unità d'Italia, le guerre, che ne so, le rivoluzioni francesi, alla fine la storia la fanno i criminali. Se voi pensate, Garibaldi, Mazzini erano criminali per la loro epoca. Se voi pensate, i carabinieri nella seconda guerra mondiale, se avesse vinto il fascismo, c'era già una circolare, non mi ricordo adesso il ministro chi fosse Ciano, per l'abolizione dei carabinieri, perché erano stati praticamente disertori nei confronti del governo, cioè il corpo dell'arma dei carabinieri, no? Penso che nessuno possa pensare che i carabinieri siano criminali, eppure per tanti italiani avessero vinto il fascismo sarebbero state sciolte. Quindi se noi ci pensiamo, la storia, le evoluzioni sociali, quelli che fanno riflettere sono le persone che sanno cogliere qualcosa di diverso,
che altri avrebbero addirittura paura a fare. Oggi noi abbiamo la fortuna di avere due artiste che sanno cogliere qualcosa di diverso, non hanno paura di dire, bellissima questa simbiosi, questa unione di intenti tra due generazioni, vi assicuro che non è affatto scontata e facile, perché innanzitutto io faccio i complimenti a Lucia Zanotti, perché generalmente è molto difficile trovare delle persone che poi tra l'altro in questa città hanno un peso, sono molto conosciute, e avere l'umiltà di affezionarsi e di riconoscere una bravura anche a una persona di un'altra generazione, questo non è da tutti, e quindi io lo sottolineo e le farei anche un applauso, perché guardate che veramente questo denota le persone che hanno l'arte dentro sono sempre umili, perché è una cosa che dico sempre, il grande artista non ha mai invidia di un altro, anzi quando vede qualcosa di diverso, se vede qualcosa che non capisce chiede, se vede qualcosa che non gli piace chiede, se vede qualcosa che gli piace cerca il confronto, la collaborazione, questo è l'arte, perché l'arte è quella cosa che dovrebbe essere, e purtroppo in Italia non è, dovrebbe essere molto più diffusa, molto più veicolata, perché attraverso l'arte è dall'arte che partono le belle cose, dall'arte che partono le grandi conquiste, perché l'arte insegna la vita, e oggi noi ne abbiamo una bellissima dimostrazione. Grazie. Concludo, vi rubo ancora 10 secondi, poi giuro, mi taccio. Io ho suggerito alle artiste di fare una rivisitazione di questa mostra più avanti. Adesso voi vedete praticamente delle rivisitazioni in chiave pittorica delle foto di Lucia Zanotti, di fare la versione 2.0 al contrario. Quindi delle foto. Quindi andremo avanti già al contrario. Sì, sì, perché è bellissima questa sfida. Però quello che ha detto lei prima è già successo, perché un artista mi ha detto geniale l'idea, raccolgo anch'io la sfida, però ci voleva qualcuno che la proponesse. Che la proponesse, certo. Sì, e sì, lei l'ha accettata, sì, sì. Però viene da Marsiglia, non viene da Però ecco, una cosa che dico, veramente. Ho sottolineato questo. Cremona è una città fantastica, sì, è una città che culturalmente è importante, è forte. Non aspettiamo che arrivino da Marsiglia, con tutto il rispetto. Sì, sì. Fantastica che sia arrivata. Sì, sì. Però ecco, non facciamo arrivare da Marsiglia, che insomma oggi mi dispiace, probabilmente perderanno il mondiale. Però è una bella giornata, sono molto fondamentalmente già messo, una volta in Italia. Ma al di là di quello, veramente, Cremona, cioè facciamo vedere che anche a Cremona si può avere piglio e spirito di iniziativa. Comunque ne faremo un'altra, così come ha detto lei, perché è già in programma. Benissimo, cambiando, io non posso che essere felice, perché questa è la richiameremo. Grazie mille. Volevo aggiungere che questo sarà un miracolo di novità, di soprattutto di ospitalità. Per questo io ringrazio l'immobiliare da Bette, che ci ha offerto uno spazio meraviglioso in via di Centro. E quindi invito tutti, chi avesse qualcosa da proporre, che sia un libro, che sia qualsiasi così, espressione dell'arte, qui è un programma di ospitalità e accoglienza. Grazie. Grazie.